Ciao, bentornato o benvenuto su Pensiero Non Lineare. Sono la dottoressa Di Maio, psicologa clinica, e sono molto lieta di essere anche oggi qui con te per continuare un po' insieme questo viaggio intorno alle stanze della psicologia. Il viaggio di oggi ci porta tra le stanze della psicologia sociale. Andremo un pochettino infatti a valutare la possibilità dei risvolti psicologici, quindi sulla nostra salute psicofisica, delle temperature estreme. Siamo infatti nel pieno della stagione estiva e sembra quasi un po' che abbiamo dimenticato i benefici della stagione estiva, quindi della luce, del sole, del poter finalmente riscoprire un po' il nostro corpo, no? I suoi confini corporei, il potersi vestire di abiti leggeri, perché sembra che ormai l'estate sia soltanto caldo, torrido e afoso. Sento infatti sempre più spesso persone che si lamentano del caldo e delle temperature estreme. Questo piccolo punto mi ha quindi fatto riflettere sull'importanza allora di andare a considerare se è possibile che questi climi così estremi, quindi che si tratti di caldo estremo o di freddo estremo, possono avere degli effetti psicologici devastanti in sostanza per l'essere umano. Quindi oggi andremo a concentrarci sul caldo e vedremo un pochettino quali sono i risvolti psicofisici delle temperature estreme. Mettiti comodo. Rilassati, se ti va, indossa gli auricolari per avere una qualità dell'audio migliore e partiamo insieme per questo viaggio. Le temperature estreme dell'ultimo periodo hanno riaperto l'interesse sulla correlazione esistente tra clima estremo e salute psicologica. Che si tratti di freddo estremo o caldo estremo, poco cambia, gli effetti sul benessere psicologico sono ormai ben noti. Effettivamente, quindi, oltre al fattore termico in sé che agisce direttamente sul nostro sistema nervoso, occorre considerare anche il ruolo di stressor, quindi aspecifico che assume il caldo eccessivo e l'influenza della stagione estiva sulla ciclicità di alcune gravi patologie psichiche come la depressione, la ciclotimia o la bipolarità. Le temperature estreme, quindi, agendo da potente fattore di stress, aumentano il comportamento aggressivo o impulsivo, che di solito viene magari messo in atto quando siamo esposti ad eventi della vita che sono però particolarmente negativi e logoranti. Paola Vinci Guerra, psicoterapeuta presidente Eurodap, Associazione Europea Disturbi di Attacchi di Panico, evidenzia come il nostro sistema nervoso è sensibile all'aumento di temperatura, al tasso di umidità e alle ore di esposizione alla luce. Questi tre fattori agiscono come un detonatore negli individui, con un equilibrio però fragile dal punto di vista psicologico e relazionale. Come tutti i fattori di stress, quindi, l'insofferenza al caldo estivo può manifestarsi anche con comportamenti ostili ed aumento dell'aggressività. Le alte temperature e l'umidità agiscono sui sistemi neuroendocrini. Da una parte, il caldo stimola l'attività del glutammato, neurotrasmettitore che esercita una potente azione eccitante sui circuiti cerebrali. Dall'altra viene ridotta quella del GABA, il mediatore chimico che ci rende tranquilli e rilassati. Un altro punto molto importante concerne il fatto che quando le temperature diventano particolarmente estreme, c'è una loro incidenza anche indiretta sulla qualità della nostra vita. Basta infatti pensare alla riduzione delle ore di sonno o alla scarsa qualità del sonno stesso, tanto da arrivare ad un'alterazione della qualità del sonno che perde la sua architettura. Il sonno è infatti un'architettura ben specifica delle fasi specifiche e quindi arriva in questo modo a perdere le sue qualità ristoratrici. Abbiamo notato come clinici, come nei nostri studi nel periodo estivo, che però ci tengo insomma a ribadire che si tratta di quello che è caratterizzato da climi estremi, non riferiamo alla stagione estiva in sé che invece ha tanti benefici per l'essere umano, quindi in particolare in queste giornate così afose, i nostri studi sembrano quasi essere ricolmi di persone che soffrono di attacchi di panico. La sensazione infatti di spossatezza, affaticamento nel compiere anche azioni banali, talvolta giramenti di testa, difficoltà di attenzione, scatena in persone che però sono già predisposte e che quindi vivono nell'ansia di un accadimento negativo, la convinzione che sì, sicuramente nel proprio corpo c'è qualcosa che non va, sta avvenendo qualcosa di grave, di minaccioso e da lì subito parte l'attacco di panico, comunque è molto facile che possa nascere un attacco di panico.
Quali sono allora i possibili spunti di riflessione o consigli che possiamo dare a chi magari soffre di ansia e ha paura di potersi sentire male o di avere un attacco di panico quando il caldo diventa estremo? Innanzitutto, quando ti senti troppo stanco o spossato, prenditi del tempo per fermarti e visualizza qualcosa di bello, fresco e rilassante. Il potere delle visualizzazioni è noto e pensarsi in un luogo fresco, sicuro, ha inevitabili benefici per la nostra psiche che sta per essere messa sul chi va là. Respira lentamente. Mentre visualizzi la tua meta fresca, mentre respiri lentamente, rilassa il tuo corpo in modo tale che l'adrenalina che sta per andare in circolo, quasi fuori controllo, si abbassi. Presta attenzione a come ti senti. Se sei stanco, non sforzarti né forzarti a fare qualcosa. Il fisico ha un limite che dobbiamo sempre considerare, ma soprattutto rispettare. Se puoi, evita di affrontare situazioni conflittuali o potenzialmente aggressive. Valuta sempre la possibilità di rispondere ad atteggiamenti aggressivi che potresti ricevere da parte degli altri. L'escalation della violenza potrebbe essere dietro l'angolo. Pensa a cosa fare durante la tua giornata, tenendo conto sempre di come ti senti e di cosa oggettivamente puoi portare a termine. Non focalizzarti solo su cosa devi fare, ma anche su cosa vuoi fare e su cosa riesci o riusciresti a fare. E non ultimo, bevi, bevi tanta acqua. La disidratazione è infatti molto pericolosa e può avere degli effetti pericolosi anche sul nostro umore e sul nostro comportamento. Bene, anche per oggi il nostro approfondimento è giunto al termine. Spero che sia stato di tuo gradimento. Se ci sono curiosità, feedback o vuoi interagire con me, puoi lasciarmi un commento, sarò ben lieta di risponderti. Mi raccomando, rilassati, respira, focalizzati su di te e non slacciare le cinture perché l'aereo del pensiero non lineare partirà sicuramente per un prossimo viaggio e per un prossimo approfondimento. Grazie ancora per il tempo che mi hai dedicato e alla prossima. Ciao!